non basta ascoltare l'altro, perché almeno a me è capitato, anche personalmente, di ascoltare l'altro, di non sentirlo con questo, di sentirlo solo con questo. Allora, dopo che c'è stata una lite, una incomprensione, dopo che c'è stata una qualsiasi cosa che ha procurato ferite in me e nell'altro, bisogna andare con la convinzione di ascoltare e di sapere ascoltare, ma con il cuore. Non bisogna andare là a chiarirsi perché io lo devo umiliare, perché io devo fargli comprendere le mie ragioni. L'atteggiamento umano e cristiano è quello di affrontare l'altro, di confrontarsi con l'altro, ascoltandolo con il cuore. Certamente avendo anche la forza di dirgli le mie ragioni, ma soprattutto avendo l'umiltà di ascoltare le ragioni dell'altro, di capire che ciò che dice l'altro non sono atti di accusa verso di me, ma parla perché ha un cuore ferito. E se qualcuno viene ferito dalle mie parole, dai miei atteggiamenti, è perché mi ama. E quando io mi sento ferito da chi mi ama, il dolore è ancora più profondo. E allora chiarirsi molte volte con l'alleato politico, con l'avversario politico, quindi alleato o avversario politico, chiarirsi molte volte, tra virgolette, con il nemico, è molto più facile di chiarirsi con la persona che amo, con l'amico, perché la sua ferita è molto più profonda. Perché la ferita che io ho procurato a questa persona è molto più profonda e molto più dolorosa. E allora, ecco, saper ascoltare, lo ripeto, nella logica dell'amore. Saper capire che l'altro, se si è offeso perché io l'ho rimproverato, è perché ci tiene a me. E certo, non sempre bisogna offendersi, ma non tutti non riescono a non offendersi. Chi ama deve sempre entrare nel cuore dell'altro. Chi ama deve sempre saper ascoltare l'altro e saper leggere in ciò che l'altro dice, anche se dice delle parole forti, saper leggere quella ferita, saper toccare quella ferita di un cuore che si è sentito toccato da chi ama. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.